ancora una canzone per te, che scacci la malinconia, balla una baciata con me e la musica riprenderà. Ancora una canzone per te, lasciati portare via. Amore, vedrai quanta musica stasera nel tuo cuore ascolterai. Benvenuti come sempre, ancora una canzone. Ringraziamo tutti gli amici di Telenova che ci guardano. Vicino a me oggi ho Diana Bazzara. Bella. Ciao Diana. Ciao, ma che sorpresa, hai visto? Che sorpresa, sì. Sei contenta? Moltissimo. Che ti ho chiamato? Sì, brava, sì. Ti faccio cantare, non è che come sei qui a giocare. Bene, ah, tu stai bene? Tu stai bene? Benissimo. No, non ti faccio solo cantare, ti faccio portare i microfoni, ti faccio fare un po' di cose, va bene? Bene, bene. Oh, i nostri ospiti di questa bella serata, Angelo Centamori, Paolo Menichini, Grazia Puleio e Diana Bazzara, va bene? Vieni Diana con me, guarda, ti faccio alzare, perché vuoi cantare seduta? Magari. No, magari, devi, sei giovane, devi dare, va bene? Oh, allora, canti subito questa bella baciata, partiamo belli. Ricordi? Me la ricordo, sì, perché, oh, diciamo che hai cantato con me. Tanti anni. Un po' di anni, va bene? Siamo stati bene, abbiamo fatto tante belle serate, tante belle avventure insieme. Oh, allora Diana... Ogni momento, perché ogni momento è quello buono. Giusto. Va bene? Baciata per voi! Thank you.
Brava Diana, ogni momento brava. Ringraziamo anche i nostri ballerini, visto che bravi che sono. Bravi e belli. Ok, che loro sono Paolo Sorrenti e Melina Mancari. Brava, della scuola? Della scuola Oro Dance di Albese con Cassano, Erba e Galviate. E poi chi devi ringraziare? Leggi bene. Ringraziamo i titolari della scuola, Luisa e Marco. Oh, devo dire 100 punti hai guadagnato. Senza occhiali. Bravi, senza occhiali, bravi ragazzi, bravi. Oh, chiamiamo Angelo Centamori. Vieni Angelo, eccolo qui. Oh, venga maestro. Oh. Sei ancora bidello, fa niente, stai Diana, Angelo piacere, noi non è che ci conosciamo tantissimo, ci siamo visti poche volte, ma però come vedi c'è spazio per tutti, non è che mi dovete conoscere per venire qua, ok? Quindi vuoi dire qualcosa su questa bella canzone? Quella facciamo adesso? Questa qua, questa anche tu vuoi il vocabolario? Ah, non ci vedi neanche te, adesso sono qui. Questo qui è il mio ultimo inedito, cioè, è uscito l'anno scorso, parla un po', diciamo, okay, bravo, autobiografico, è un bel moderatino, molto apprezzato, quindi perfetto. E allora lo facciamo al nostro splendido pubblico. A tutti i nostri amici, hai visto Diana? Che ti ho detto, vieni che impari, brava, vieni, signori, Angelo Centamori, eccolo qua. Ti racconto la mia vita, fatta di musica e di poesia, e di quando quella volta ho mollato tu. Per volare via, perché la voglia di cantare bruciava dentro me e mi sentivo di affogare, chiuso nella mia città. E adesso sono qui con qualche anno in più, ma vive dentro. Di sogni e di nostalgia e di errori qualche volta per coraggio o per stupida follia, ma sì, la vita va vissuta perché è l'unica che c'è, mano in mano non so stare e la vivo finché c'è. E adesso sono qui con qualche anno in più, ma vive dentro me quel ragazzo come allora. E adesso ci sei tu con quel sorriso, il tuo mistero, e sai comprendere. Quante corde ho cambiato e poi rotto, ma in questa vita da nomade io l'ho vissuta davvero da Dio. E adesso sono qui e adesso ci
Bravo, grande bel pezzo, brava Melina e bravo Paolo. Complimenti, complimenti maestro. Grazie. Bel brano attuale, un bel tempo. Un bel tiro. Diana, tu mi devi seguire, okay. Capito? Devi fare come il gattino. Okay. Hai capito? Che quando ti chiamo, no? È un po' così. Devi fare giusto la valletta, mica così che sei venuta qui a fare niente. Okay. Hai capito? Ragazzi, quindi vai Angelo, cosa ci sarebbe adesso? Proprio... Io direi di fare. Proprio un minutino, pubblicità, a dopo, state lì, non scappate. Ancora una canzone per te, stasera nel tuo cuore ascolterai. Bentornati, oh Diana, ti diverti? Tantissimo. Pensa te se dovevi arrivare a 75 anni e fare la... Ah no, ho sbagliato. 77, va bene. Vieni con me, cosa meno chiamiamo un altro nostro ospite, signori, Paolo Menichini, vieni Paolo, vieni qua in mezzo, in mezzo. Sei forte te, perché? Sì, sono forte. Dagli il microfono, Diana. Sì, sei forte anche. Buonasera. La faccia. Ciao. Sì, ciao. No, sei forte anche la faccia. Grazie. Perché mi sembri un po' anche te celentano. Insomma, è stato più un o po'... meno. Io sono partito, diciamo, con Adriano, sono sempre stato un fan di Adriano. Ascolta, io non ti conosco, è la prima volta che ci vediamo oggi qui, no? E quindi facciamo vedere chi ci presentiamo, piacere, ma certo. Ascoltami, cosa fai tu, cioè, cosa hai fatto e cosa fai? Allora, io... Parla qua dentro, allora, sempre bravo. Qua. Sempre lì, l'hanno inventato per quello, poi tu fai quello che vuoi, tanto... No, è vero. Siamo in famiglia qua, non è un problema. Vediamo. Allora, io è da tanti anni che canto in dialetto milanese. Sì. Però sono sempre stato, diciamo, ho sempre avuto la passione per la musica italiana. Sì. Perché da bambino avevo il giradischi. Sai che c'erano i 45 giri? Il mangianaste. Che mettevi il mangiadischi, non mangianaste. Poi finiva il pezzo e lo rimettevi un'altra volta. Bravo. Cioè io ne ho imparati un casino di quelle canzoni lì. E adesso? Adesso poi dopo col passare del tempo sono diventato anche compositore. Bravo. Ho scritto delle canzoni insieme a un mio collega che si chiama Gianni. Abbiamo scritto sia canzoni milanesi che in italiano. Okay. Questa qui è una. Questa è in italiano, è un pop rock che si intitola Magico Momento. Magico Momento, hai capito, Diana, tutto quello che ha detto? Sì. Perfetto, dopo me lo dici, vediamo, ti interrogo. Va bene. No, perché lei è qua, ma non è qui, hai capito? È da un'altra parte. È da un'altra parte. Calcola che lei ha cantato con me un po' di anni, no? Sì. Ma se gli dicevo siamo in quello calle lì, lei andava da un'altra parte. Ah, ecco, tanto per farti capire. Però, originale. Bravo. Ok, Paolo, ti faccio cantare, vai! Stasera è la mia festa, mi gira un po' la testa, allegra quanto basta, vorrei che non finisse più. L'incontro di una sera durato poche ore, un magico momento vissuto insieme a lei. Ma domani, solo domani, io saprò se è vero o no. Basterà che lei mi chiami per scoprire ciò che vorrei. Ma domani, solo se è vero o no, basterà che lei mi chiami per scoprire ciò che vorrei. Mi gira un po' la testa, mi sembra d'aver tutto il mondo tra le mani, perché lei è qui. Fuoco del camino, gli amici stanno ballando, la notte non si arrende, che sensazione dentro noi. Noi, ma domani, solo domani, io saprò se è vero o no. Basterà che lei mi chiami per scoprire ciò che vorrei. Ma domani, solo saprò se è vero o no, basterà che lei...
combattimento. Possono incontrarsi, ma non mi frega niente di ciò che mi succederà. Ma domani, solo domani, io saprò se è vero o no. Basterà che lei mi chiami per scoprire ciò che vorrei. Ma domani, solo io saprò se è vero o no, basterà che lei mi chiami per scoprire ciò che vorrei. Stasera è la mia festa, mi gira un po' la testa, il fuoco del camino, gli amici stanno ballando. Bravo Paolo, magico momento. Grazie. Bravi ballerini, brava Melina. Bravi. E Paolo, Ovo Dance. Ti piace Diana? Ma tu in milanese dove andavi a cantare quando cantavi in milanese? Così, parla no, qua dentro. No, sì, sì, è sempre lui. È sempre lo stesso, quello di prima. In giro facevo anche degli spettacoli teatrali, così, nei locali, insomma. Bene. Spettacoli. Ma adesso fai ancora questo, no, faccio ancora il recital della canzone milanese. Bene. Che porto in giro, sì. Perfetto, bravo Paolo. Sì. Ci vediamo e dopo. E adesso poi pian pianino sto cominciando anche a cantare in inglese. Bene, hai capito? Quindi magari prossimamente porterò anche qualche brano perfetto, in inglese. Siamo qui. Va bene. Grazie. Paolo, a dopo. Grazie mille a grande. Te. Diana, invece ti lascio il microfono perché adesso ti faccio cantare una canzone che tu avevi portato a un microfono d'oro. Di il titolo l'ultimo. Intanto. Sì, certo, dopo è andata così. Di il titolo. Una storia per caso. Ok, quindi intanto guarda che siamo qua, Diana. Salutiamo anche tutti gli amici che ascoltavano Radio Z, quella di prima. Tutto il pubblico di Radio Z, Okay. Tutti quelli che ci hanno lavorato dentro. Dobbiamo anche dire grazie a quella radio che a noi ha portato... Fortuna, ha dato tanto, è il caro Angelo Zibetti, sì. Ok, ma ci manca. Guarda dall'alto e vede, manca, lo sai? Però, sì. Ok, quindi Diana Bazzava, eccolo qua. Una storia per caso? Una storia per caso, canta, vai! Questa intesa tra noi che adesso non me ne rendo conto, no. La tenerezza è un'abitudine che, confesso, non posso farne a meno. E se ti cerco tu ci sei, nei miei respiri ovunque vai, c'è un vento caldo intorno a me. E non mi sento sola mai, sei tu che riempi i giorni miei, la mia incertezza più non c'è. Ma non
Brava Diana! Grazie. Una storia per caso! Bravo Paolo e brava Melina! Oro Dance! Bravi, bravi! Ma sono arrivati in ritardo, però fa niente, li perdoniamo perché loro... Ma certo! Un po' lunga la canzone. Diana, ti faccio esaudire un tuo desiderio. Guarda lì. Quindi? Lì davanti devi guardare. Quindi cosa c'è secondo te? Una valletta cosa deve dire? Pubblicità! Complimenti! Ancora una canzone per te. Beh, rientrati in studio, Diana, devi curare la tosse, Sì. Mi raccomando, perché... Sto provando. Ci stai provando, è 15 anni che ce l'hai quella tosse lì. E da quando cantavi con me che avevi la tosse, cioè, l'ho lasciata là 5 anni, tornata, c'è ancora la tosse. No, peggio. Dai, peggio, vieni qua. Oh, la fantasia di un artista e chiamiamo Grazia Puleio, vieni, eccola qua. Altra ragazza, dagli il microfono, Diana. Benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Oh, ciao, grazie, ci presentiamo, non ci conosciamo. Ci siamo conosciuti prima, parla dentro lì, perché anche questo è stato fatto per usarlo, per quello, hai capito? Oh, allora ragazzi, la fantasia di un artista, se vuoi dire due parole su questo brano che lo ascoltiamo tutti. Sì, ho scritto questo pezzo perché parla appunto della fantasia di un artista, se non ci sarebbe la fantasia... Non può fare l'artista, no? La musica sarebbe. E quindi anche per chi ama la musica e per una questione anche di età può andare avanti anche per tutte le età. Hai capito, Diana? Esatto. No, adesso ti spiego, perché lei mi dice, ma io no, voglio smettere e non canto più. No, tu che mi dici che devo smettere con 75 anni. Ah, sì, è vero, ogni tanto mi confondo, hai capito? Io l'ho scritta apposta per quello. Brava. Anche. Allora, grazie, ti facciamo cantare, così almeno ascoltiamo tutti in anteprima questo bel brano, va bene? Grazie poi mille. Ti faccio dire anche due parole di dove vai, cosa fai nella vita, però prima canta, ok? Voilà. Vieni Diana, vai! Porto ovunque donandoti la felicità. Il successo non è mai troppo tardi nella vita. Crederci, che meraviglia. La musica batte forte in tutti i cuori. Spirito libero, pazzia e follia. Sono delle armi essenziali che ti fanno volare via. La fantasia di un artista trasvariata colori, con un arcobaleno che si forma dopo un temporale, ci porta via in un'altra dimensione, in un mondo parallelo di sogni ed emozioni. Ci porta via in un'altra dimensione.
fantasia, brava, brava, la fantasia di un artista, esatto. Che ci vuole per forza, bravi ballerini, volano, bravi ragazzi, complimenti. Brava, complimenti, bel testo. Bello, Io arrivo da Monza comunque. Tu abiti a Monza e dove uno che ti vede ti vuole trovare su Facebook, sì, c'hai un tuo... Sì, mi trova, dillo. Con Grazia Puleio, mi trovate assolutamente sul mio Facebook, Instagram. Benissimo. E all'interno di tutti i digitali terrestri trovate anche questo brano. Questo brano, la perfetto. Fantasia di un artista. Bene, grazie di cuore, ci vediamo dopo, perché okay. dopo vi faccio cantare anche tutti insieme. Prego Diana, almeno qualcosa, perché se no sei qui a fare niente ogni tanto. Va bene, mi chiami Angelo Centamovi che canta Il senso della vita. Adesso ce lo facciamo spiegare. Vieni Angelo, microfono. Prego. Bravo. Grazie. Spiegami un po' il senso della vita per te. Il senso della vita è una bella cumbia innanzitutto. Sì. Perché tre cose fondamentali sono importanti nella vita. Sì. Amore, amicizia e famiglia. Certo, quello. Questa canzone proprio racchiude un po' tutto il succo. Benissimo, quindi adesso... È una bella cumbia che mi sta dando tante soddisfazioni, perfetto. Mi ha dato tante. Anche quindi. Tu hai un profilo Facebook, uno che ti vuole vedere, vuole capire di te. Canale YouTube, profilo Facebook classico Angelo Centamori e... Perfetto, poi escono comunque tutti i nomi e tutto quanto. Come vedi, questa è una trasmissione, una televisione che vuole portare la musica di qualsiasi genere e di qualsiasi artista. No, abbiamo parlato prima di questa cosa, vero Angelo? Che qui sì, le porte sono aperte a tutti. E ringraziamo anche Ambra e Domenico, che sono i due ragazzi, li hai visti? Sì, sì. Sono bravi, ci aiutano. Quindi anche dietro le quinte Ambra siamo... Cosa? Ambra di più. Certo, Ambra di più. Anch'io gliel'ho sempre detto che Ambra è la numero uno, su questo. Stavolta hai indovinato e hai guadagnato ancora dei punti. Angelo, ti faccio cantare Il senso della vita. Angelo Centamori, vai. Sai, non dormi e pensi al tuo domani, con o senza lei, e le paure fanno male. Non ti molla mai, quel senso di incertezza e quella forte nostalgia che ti consuma nella mente, dentro al cuore tu piangi e non lo sai. Assille talvolta somiglia al colore degli occhi tuoi, che tutta una salita, non esiste valore più grande della libertà. Stare un po' da solo per pensare che di tempo non ce n'è abbastanza, ma ricorderai che a tutto esiste una risposta e la troverai soltanto nel profondo del tuo cuore amaro che non ascolti mai. Talvolta somiglia al colore degli occhi tuoi, è tutta una salita, non esiste valore più grande della libertà.
Angelo Centamori. Grazie. Bravo Angelo, bravi. Grazie. Ballerini. Suda, fa caldo, hai visto? No, è a posto, un'impressione, Diana. Oh, state qua, guarda, state lì. Invito anche Grazia e Paolo, venite, perché guarda, abbiamo proprio un menutino. Mi fate sentire una cosa così popolare, sì. Pronti via? Ci dai la nostra. Sì, allora, permettetemi che abbraccio la Fisa, che così almeno anche proprio due notine così, sì, alla veloce. Dacci l'accordo, l'accordo. Sono matti, non sono con noi. Ancora una canzone, tra poco. Ancora una canzone per te. Stasera nel tuo cuore ascolterai. Bentornati, ci divertiamo, Diana. Sì, questa tantissimo. Canzone va bene per te, dolce rompi. Hai capito? È vero, hai ragione. È il tuo però titolo. Anche per te, hai visto? Me. E chiamiamo Paolo Menichini, vieni Paolo, sempre in mezzo, sì, lì, sì, sempre qua, vieni Paolo. Oh, prego, bravo Paolo, microfono. Allora, è quello di prima. È quello di prima, dai, di due cose. Allora, dai. Dolce rompi, questa qui è una canzone. Pensavo che era per lei, perché questa... Potrebbe essere, ecco, bon, va bene. Allora, era una delle sigle di un famoso programma di Celentano, Fantastico, sì. 88. Ah. E questa qui era una delle sigle di quel programma lì. Bene. Sì. E quindi tu cosa hai fatto? E io praticamente avevo comprato il disco. No? Sempre quello lì da Celentano, sempre quel robo lì, sì. E ho capito che questa era una delle più belle canzoni dell'album lì. Certo. È poco conosciuta, però a me piace. Benissimo. E mi la canti. No. E mi la canti in milanese. Perché esatto. Magari uno che ci vede da un'altra parte dice, cosa ha detto quello lì? E io la canto. Bravo, perché, bravo. Va bene. Traduzione. Il traduzione, va bene. Esatto. Oh, ecco. Allora Paolo, ti faccio subito cantare, dopo devo dire due cose fuori programma. Sì, anche tre. Sì. No, no, non solo due. Le dico dopo. Dopo. Va bene. Sì, dai. Diana, la canzone per te, Dolce Rompi. Sì, dai, va là. Grazie. Starmene tranquillo, solo in casa mia, senza quello spillo del tuo sguardo che mi spia. Cosa c'è di meglio del disordine? Cosa c'è di meglio che mangiare quel che c'è e abbondar con l'aglio, anche se non vuoi, cara dolce rompi, tanto non ci sei. Cosa c'è di meglio di un caffè, anche se lo zucchero non c'è, anche senza te, anche senza te, e se il prezzo della libertà è di stare soli, ci si sta. Soli anche se penso ancora a te. Ho telefonato sorvegliati e li ho sentiti sulle sue,
giorni di sbadigli, notti di TV. Forse stavo meglio proprio quando c'eri tu. Tanto tu sei quella che non sbaglia mai, cara dolce rompi, torna appena puoi. Cosa c'è di meglio di un caffè, di una notte sveglio accanto a te, solo accanto a te, solo accanto a te. Me lo avevi detto e lo scordai, tu sei quella che non sbaglia mai, che non sbaglia mai, che non sbaglia mai. Paolo, Paolo Menichini, bravi, bravi, rimani qui, Rimango. Saluto anche Paolo, e già il tuo nome già non mi ricordo più, ah Melina, brava Melina, complimenti, Ovo Dance, bravi ragazzi, non scappate perché facciamo adesso questo gran finalone insieme. Paolo, rimani qua, tu Daiana fai quello che vuoi, che tanto è uguale, chiamiamo, Grazia, vieni, e Angelo Centamori, prego ragazzi, qua tutti davanti. Grazie davvero di cuore per essere stati qua tutti. Grazie Angelo della tua presenza. Sempre. Anzi, adesso dico una cosa perché parlavo prima con Angelo, no? Cosa? Vuoi il microfono? No, stai sereno, tu devi cantare. Allora, esce un numero che adesso Ambra, se me lo fa uscire, cosa meno, dove voi potete chiamare quel numero, no? O anche mandare un messaggio. Ecco, c'è scritto tutto lì, tutti possono partecipare a questo programma, quindi basta scrivere, perché se vi chiamate me io non vi rispondo, quindi dovete chiamare quello, perché Angelo tu cosa hai fatto? Microfono ad Angelo, via dai un secondo, veloce. È vero, mi ha dato, gli ho detto come si fa, mi ha detto chiama questo numero lì, contatta. Perfetto. La redazione. Hai visto? Cosa è successo? Che te sei stato contattato e quindi faremo così con tutti, perché qua ci divertiamo, stiamo bene. Daiana, microfono, perché adesso ti faccio cantare Vivi la vita, che vuol dire il nostro fox. È un bel foxettino da ballare. Prendo la fisa. Va bene, sì, tutti te insieme. Volevo dire tutti insieme. Insieme. Sì, voi ballatelo, cantate, fate quello che volete. Il tempo di abbracciare la fisa che lo facciamo insieme, va bene? Prego, vai, vivi la vita, Daiana e tutti quanti i nostri ospiti. Vai. C'è qualcosa che non va in questo mondo dove tutto va al contrario del buon senso, dove non esiste più semplicità. Non c'è ragione per non credere al domani, e se la vita sembra tutta che non va, basterebbe una canzone, quattro amici, un'emozione, una chitarra e tanta voglia di cantare. Vivi la vita alla giornata, comunque vada, l'importante è stare su. Bella è la vita, movimentata, piena di gioia e tanta voglia di cantare. Prendi la vita
cucinare col caviale, pane, salame, vino rosso basterà. Una serata in compagnia e cantare in allegria le canzoni quelle di tanti anni fa. Ancora!